Cari compagni di cammino, pace e luce per tutti noi, per l'universo intero. Oggi parliamo di perispirito. Siamo a pagina 83 nel libro degli spiriti. Domanda 93. Lo spirito propriamente detto è scoperto oppure è, come alcuni pretendono, avvolto da una qualche sostanza? Lo spirito è circondato da una sostanza vaporosa per voi, ma ancora molto grossolana per noi, abbastanza vaporosa comunque da permettergli di elevarsi nell'atmosfera e trasferirsi dove vuole. Istantaneamente se è uno spirito abbastanza smaterializzato. E qui arriva la nota di Kardec, la famosa nota sul perisperma. Come il seme di un frutto è circondato dal perisperma, così lo spirito, propriamente detto, è rivestito di un involucro che, per analogia, si può chiamare perispirito. 94. Dove lo spirito attinge il suo involucro semimateriale? Nel fluido universale di ogni globo. È per questo che non è il medesimo in tutti i mondi. Passando da un mondo all'altro, lo spirito cambia involucro come voi cambiate abito. Sì, dipendendo anche dalla grossolanità del pianeta e dal grado di smaterializzazione o spiritualità dello spirito stesso. 94a. Pertanto, quando gli spiriti che abitano dei mondi superiori vengono fra noi, si rivestono di un perispirito più grossolano? Si devono rivestire della vostra materia, l'abbiamo già detto. 95. L'involucro semimateriale dello spirito assume determinate forme e può essere percepibile? Sì, ha una forma secondo il gradimento, la volontà dello spirito. Ed è così che vi appare qualche volta sia nei sogni sia in stato di veglia e può assumere un aspetto visibile e persino tangibile. I casi in cui gli spiriti potevano essere toccati proprio. Sì, spesso lo spirito fa assumere al suo perispirito l'aspetto di come lo avevamo conosciuto, oppure come era conosciuto un tempo, se è un personaggio famoso, per esempio se era un pirata, verrà vestito da pirata. Domanda. Adesso siamo a differenti ordini di spiriti. 96. Gli spiriti sono uguali o fra di loro esiste una qualche gerarchia? Ce ne sono di differenti ordini secondo il grado di perfezione al quale sono pervenuti. 97. C'è un numero determinato di ordini o di gradi di perfezione fra gli spiriti? Il numero è illimitato perché non c'è fra questi ordini una linea di demarcazione tracciata come confine. Così si possono moltiplicare o ridurre le divisioni a volontà. Comunque, se si considerano i caratteri generali, le divisioni si possono ridurre a tre principali. Al primo posto si possono mettere gli spiriti che hanno raggiunto la perfezione. Sono gli spiriti puri. Quelli del secondo ordine sono arrivati a metà della scala. Quelli del secondo ordine sono arrivati a metà della scala, il desiderio del bene è la loro preoccupazione. Quindi sono contraddistinti dal desiderio del bene. Quelli dell'ultimo grado si trovano ancora alla base della scala.
sono gli spiriti imperfetti, caratterizzati dall'ignoranza, dal desiderio del male e da tutte le cattive passioni che ritardano il loro avanzamento. 98. Gli spiriti del secondo ordine hanno solo il desiderio del bene o hanno anche il potere di praticarlo? Essi hanno questo potere secondo il grado di perfezione raggiunto. Alcuni hanno la scienza, altri la saggezza e la bontà, ma tutti hanno ancora delle prove da effettuare. 99. Gli spiriti del terzo ordine sono tutti essenzialmente cattivi? No. Alcuni non fanno né del bene né del male. Altri invece si compiacciono del male e provano piacere quando hanno l'occasione di farlo. E poi ci sono ancora degli spiriti leggeri o folletti, più arruffoni che cattivi, i quali indulgono più alla malizia e alla cattiveria. No, scusate, i quali indulgono più alla malizia che alla cattiveria e provano piacere nel mistificare e causare, cioè dire bugie, e causare piccole contrarietà di cui si fanno beffe. Ecco, non vorrei essere frainteso, ma la maggior parte della popolazione spirituale del pianeta Terra, si parla di circa 20-25 miliardi tra quelli incarnati e quelli viventi nel piano spirituale, dicevo che la maggior parte della popolazione del pianeta Terra apparteniamo al terzo ordine, ma stiamo migliorando, stiamo camminando verso il secondo ordine e camminando, speriamo, sorridendo e veloci. Bene, cari compagni, vi lascio con un abbraccio forte e ci risentiamo lunedì. Ciao.